Bentornati su Figaro Lab, vi ho fatto aspettare tanto, avete ragione. Eccoci finalmente però al terzo video sulla Origin 50. È stato molto difficile realizzare questo video per un semplice motivo. Ho fatto un errore colossale, ovvero quando ho deciso di modificare questo amplificatore sarebbe stato saggio da parte mia fare delle demo con dei suoni standard, quindi farla sentire così come era stock. Adesso non ne ho più l'occasione, posso solo farvelo sentire modificato. Questo ovviamente non sarà un ostacolo per chi conosce l'amplificatore, lo possiede, conosce la versione stock com'è, potrebbe essere invece abbastanza inutile per chi non conosce l'amplificatore originale. Per cui a questi ultimi suggerirei di andare a vedere qualche demo disponibile su YouTube per rendersi un po' conto di come suona la versione stock e poi ritornare e ascoltare la versione modificata. Ricordo brevemente che la modifica non è invasiva, abbiamo sostituito pochissimi componenti. Oltretutto, nella filosofia di questa modifica non c'era quella di trasformare questo amplificatore in una copia pedissequamente corretta di una Plexi, non avrebbe avuto proprio i prerequisiti, in particolar modo i trasformatori non li reputo idonei allo scopo, ma di avvicinarci quanto più possibile a delle sonorità familiari a chi conosceva quelle vecchie Marshall. Quindi chi ha avuto una primissima metal panel, una Plexi, sicuramente ne riconoscerà in parte una timbrica più vicina. Detto questo, non mi dilungo oltre, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete fatto e vi lascio alla visione del video. Anche questo video è finito, perdonate l'esecuzione, fossi stato bravo come chitarrista non sarei qui a fare video di tecniche e modifiche. E vi saluto, vi rimando al prossimo video, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale e di mettere un like al video se è stato di vostro gradimento. Vi ricordo oltretutto che l'amplificatore è disponibile in laboratorio per chiunque volesse venirlo a provare di persona e magari, molto probabilmente, sarà anche più bravo di me e riuscirà a goderselo meglio. Alla prossima!